so che avete solo TikTok, tranquilli. Non siete affetti. Fatemi ricontrollare, vediamo se. Ma lagga peggio di prima, ma cos'è? No, aspetta, stiamo migliorando? Secondo, ragazzi, che qua non ha proprio intenzione. Allora, gli FPS, cioè noi gli FPS, sta aumentando la situazione, ma comunque è messa male. Ma perché? E non ci posso fare niente, ragazzi. Non so come risolverla. C'è troppo lag veramente oggi. Aspettate, eh. Fammi rivedere un attimo qua. Dimmi, help. Dimmi pure. L'ho già fatto di chiudere e riaprire la live, help. Già fatto. La situazione si stava stabilizzando. Ma insomma, lo vedevo io che c'erano dei cali di frame continui. Tornata più forte di prima la lag. Ma perché, caspita, ma perché? Cioè, è questa la cosa che io non capisco. Perché succede? Hell, l'ho già fatto di chiudere e riaprire la live. Ma l'hai già detto, ma io l'ho già fatto. Sto vedendo se c'è qualcosa che posso migliorare. Sì, Dead, più al minimo di così vi posso fare le live in 380. L'unica cosa che posso abbassare è quello, cioè non è. Posso soltanto chiudere, mettervi la cosa in 380 e basta. Ma capito, non vedete niente, vedete dei pixel giganti su Twitch. E non è fattibile. Esattamente, Dead, cioè non è affrontabile una cosa di quel tipo. Troppo poco, cioè non capisco. Eh no, sì, Vituzzo, però il problema è che a me servono le live registrate, le registro da OBS per poterle caricare poi su YouTube. Se io stacco la live da Twitch, la stacco definitivamente, il che vuol dire che rimane incompleta. E mi dà fastidio. Allora, se facciamo così, lì si rimpicciolisce, ma la possiamo ringrandire. Il problema non si pone. Proviamo a fare così, aspetta. Ci sistemiamo un pelo. Però io non vedo niente, quindi un attimo. Qua sono giusta? Sì, di là sono giusta, perfetto. Qua devo semplicemente sistemare. Mi sembra. No, è sbagliata ancora. Un secondo, ragazzi. Ok, ho abbassato un po' la. Oh, aspetta, aspetta! Fatta! Quasi, quasi fatta. Ho abbassato la qualità della webcam e almeno non è sempre rosso. Era migliorato un attimo. Su YouTube poi appare anche tutta la gante della live. Penso di sì. Grazie Giovanni. Niente, era migliorata un attimo la connessione, adesso è tornata uno schifo. Nulla, non ci posso fare niente, ragazzi, mi dispiace. Quello che potevo fare l'ho provato a fare. Più di così, i miracoli. Pa pam pa pam. Temo di essere un po' con le spalle al muro. Al massimo posso continuare ad abbassare la qualità della visuale, però boh. No way out proprio. No, no, ragazzi, mi dispiace. Non saprei veramente come risolverla. Più di quello che ho fatto non posso. Ma dai, ma io che uccido, questi ritornano. Allora, iniziamo a mettere un po' di luci. Giusto per migliorare un po' la cosa e circoscrivere. Meno male che c'è l'alternativa a TikTok. Sì, se vogliamo dire meno male.
Se vogliamo dire meno male, diciamolo, però relativamente. Chi è? Ah no, è il suono della musica qua, che fa rumori strani. Lasciami stare. Che devo illuminare io. Chi è che mi ha picchiato? Chi è che mi picchia? Ah, non posso più correre, caspita. Piano, 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 piano. Modo strano. Ah, ma perché sono incantatissimi? Baccalaida, via, 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 via. Mangia, veloce. Pezzettino. Pezzettino 2. Pezzettino 3. Mi fanno male, vero? Aia. Che va, mi lasci stare, mi lasci. Ma che vuoi? A te questi qua che arrivano, mi rompono le balle, mi rompono. Dicevo, abbiamo messo più luce, quindi già un po' meglio. Non dico tanto meglio, ma un po' sì. Le patate sono il salvavita, ma davvero, guarda. Non abbiamo abbastanza luci comunque, vorrei che qualcuno se ne accorgesse ed è pieno di creeper. La vera pericolosità di tutto questo è che è pieno di creeper. Guarda quanti. Cioè, è come se di tutti i mob che potessero spawnare il 90% siano solo creeper. Piano piano, eh. Se continuo a illuminare così. Uè! A un certo punto non spawneranno più. Quindi piano, mi allontano. Creeper e ragni con posizioni strane. Esattamente. Ciao Charlie! Ok, dai. Un bel pezzo l'abbiamo illuminato. Quindi per un po' siamo a posto. Dobbiamo solo fare fuori quelli. Ciao Collo! Com'è la connessione su Twitch, ragazzi? Stiamo migliorando un filo? O è sempre terribile? Sembrano le backrooms. Sì, tipo. No, Charlie. Cioè, se non ci sei sempre, non ti vedo sempre, dette cose, no, perché non è un regalo fare. Mettere la gente amministratore. Poi non so come la viviate voi, ma no. A parte che amministratore non vuol dire niente. Semmai mod, ma comunque no. Allora, devo prendere qua. Prendere un po' di questi. Ok, fare così. Uno lo mettiamo via. Questi li mettiamo qua, facciamo questi, facciamo qua, facciamo lì. Tutto quanto così, perfetto. E via. E questi li mettiamo un secondo da parte. Perfetto. Ragazzi, non ne sto cercando di moderatori, non vi preoccupate. Quando sarà il momento ve lo farò sapere, ma per il momento non ne ho bisogno. Ciao Lon, come andate a mare? Tutto bene? Allora, lì c'è un signore cattivo. Abbiamo quasi finito comunque, eh. Tutto sommato qua rimane poca gente. No, dai, l'ho mancato. Ok. Ok, illuminiamo di nuovo. Il discorso è sempre quello. Vabbè. Va benissimo, Charlie. Ci stiamo provando, ragazzi, a migliorare la situazione, ma non posso fare di meglio. Mi sa che è proprio una questione che oggi non va bene internet. E purtroppo non possiamo fare nulla. Allora, il fatto che io stia riuscendo a illuminare così tanta area non è male. Anche perché adesso dormiamo, poi mi levo dalle balle, tantissimo aggiungerei. Ritorniamo e il chunk si resetta, il che vuol dire che la gente che vediamo adesso non ci sarà più. Quindi, innanzitutto ci mettiamo qua dietro e dormiamo tantissimo. Via. Prendiamo tutto. No, non ho la cosa giusta addosso. Ok. Mi allontano. E poi torniamo indietro. Mangiamo già che ci siamo. Va benissimo, ragazzi. Se dovete andare a mangiare, non vi preoccupate, andate tranquilli. L'acqua era pulita, ma era piena di sassi a terra. Bello però con i sassi. Non ti piace l'acqua sassata? Il mare con i sassi? Posso tornare indietro? Dovrebbe essere di qua a casa, credo. Sì. Di niente, Maria Rita, figurati.
No, di là, stavo sbagliando strada. Dovrebbe avermi resettato il chunk. Dovrebbe. Armatissima. Bello l'ingresso così però. Guarda che bello, non c'è più nessuno. A parte un quattro tizi lì. Ma adesso li facciamo sparire. Perché per fortuna mi basta mettere delle altre luci e poi ucciderli. Sì. Sì. Aia. Sì. Qui c'è un unico punto di buio e io lo riempirò. Ok. Ok. Ho messo abbastanza luce da confonderli. Ogni tanto si ricordano che ci sono. Non ti preoccupare, Lon, purtroppo lo sappiamo che sta laggando male. E stiamo rendendo agibili tutte queste aree. Non hanno un hitbox, sti cosi. Tipatica l'hitbox dei ragni. Un corso di come faccio a fare Kevito. Allora, fino a qui tutto a posto. Poi, questo lo facciamo fuori, quello lo facciamo fuori. Yes, ma che cecchina. E qua sotto siamo a posto, tranne per il fatto che qui ci metterei un'altra luce. Adesso dobbiamo fare i piani di sopra. Grazie, Vituzzo. Sembra una di Halloween. È una di Halloween. Del mondo di Halloween, per essere proprio precisi, precisi, perciò. Allora, possiamo allargare di un altro. Apriamo anche di qua. Perfetto. Dobbiamo fare adesso questi blocchi qui. Apriti. Manca pochissimo, Dad. Manca pochissimo. Allora, teoricamente un altro blocco lo posso fare. Però non così. Allora, aspetta che mi recupero tutte robe. Dammi un blocco qualsiasi, dammi questo. Esattamente qui. Così posso rompere quello. Perfetto. Fammi guardare un attimino com'è venuto. È spostato! Oh no! Devo bucare un sacco di più di là. Oh no! Uno, due. Madonna, di due blocchi? Orca! Non me l'aspettavo un errore così grande, sinceramente. Non me l'aspettavo così grande l'errore. La stortaggine, ma davvero? Assassina! Oserei aggiungere. Facciamo così, in modo che io possa fare cosa? Perfetto. Ora dovrei esserci. Ho roba inutile in mano, tantissima. Ma la diorite soprattutto non la vuole nessuno. Allora, prendiamo qua. Sono degli altri blocchi a terra? No. Ok, risolta, risolta. Ora è dritta. Ok, dobbiamo fare la stessa cosa dalle altre parti. Piano piano. Buchiamo tutte robe. Che bella torta nuziale. Non sarà una torta nuziale. Ciao Ginny. Abbiamo risolto un sacco dei nostri problemi. Nel senso che abbiamo svuotato dai mob qua dentro. Calogero, grazie per il follow. Andrea, grazie per il follow. Abbiamo fatto dei miracoli. Ora dobbiamo fare le aperture di qua, da tutti e quattro i lati. In modo che non sia più una torta chiusa. E iniziare a definire un po' meglio le forme. Ci vorrà un sacco di tempo? Sì, però va bene lo stesso. Allora, considerando che il centro è tipo qua, devo arrivare almeno fino a lì. Quindi iniziamo a rompere. Va benissimo con lui, ci vediamo presto allora. Che ne pensi di Call of Duty? Ci giocavo sul telefono. Bello, ma la community è terribile. Oggi pomeriggio fai live? Certo che faccio live oggi pomeriggio. Certo che faccio live oggi pomeriggio. Dite voi, che starà mai facendo rimettendo le cose? Non vi preoccupate. Voglio soltanto non sbagliare. Ok. Allora, considerando questa situazione qua, lì abbiamo 1, 2, 3, 4 scalini, il che vuol dire che così sono 3 e così sono 4. Ok.
Così. No, devi salire lì e metterlo giusto. Ok. Sì. Perché mi sembra diversa questa? Ah, è una dimensione proprio diversa questo lato qua. Va bene lo stesso. Va bene lo stesso. A che ora faccio la live oggi pomeriggio? Solito orario, ragazzi. Solito orario. Alle 5. Dalle 5 alle 7. Non un minuto più tardi, ragazzi. Mi raccomando. Perché dopo devo uscire, quindi alle 7 precise io stacco. E dovrò uscire immediatamente dopo, quindi proprio non esiste che io ritardi. Sì, è più grosso dell'altro. Infatti adesso mi sa che stringiamo i lati. In questa maniera qua. Non vengono uguali? No. Me ne frega? No. Giovanni, non ti ossessionare dietro i like, stai tranquillo, non ti ossessionare. Ti ringrazio per ogni like che hai messo, però no, non stare lì a farmelo vedere ogni 2 minuti. Non ti preoccupare. Però poi è storto, non è storto. 185 steghe non muoiono mai, in che senso? Che succede? Ciao colui! Ok, è diverso dagli altri, sì, però storto non è storto. Allora, aspetta un secondo, verifichiamo che questo sia il centro. Sì, lo è, perfetto. C'è qualcosa che non va. Sì, perché non è uguale all'altro. È questo che non va, non è uguale a quello lì. Ma non lo può essere. Perché questo qua è diverso come dimensione. Tanto considerate che è solo un'apertura momentanea, però dobbiamo sistemare. Sono matto, ricoveratemi se vuoi subito. Devono essere uguali a 2 a 2? Lo facciamo così. Non era l'intenzione originaria, però lo facciamo così. Non abbiamo molte alternative. Questa musichetta, invece, era nel mondo di Peter Pan. Ho il dubbio sul centro. No, è giusta, perfetto. Il centro sta qua. Mi sono spostata un sacco, ma il centro stava lì. Allora, adesso inizierei in realtà a partire da questo qui, sapendo che dobbiamo arrivare là sopra. A me fa paura sta musichetta, ma va, è perché era nella nave di Capitan Uncino che era questa musica. Era un po' inquietante, però non è così male. Ho sbagliato, non dovevo tornare giù. No, Leone, non l'ho presente. Ciao Pippo! Questo va lì. La mia infanzia in una musica. Ok, dovrebbe essere tipo così. Qua viene per forza. Sì, dovrebbe venire proprio uguale identica. Ora lo verifichiamo instant. Pa 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 na 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 ta 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 Sono davanti, in che senso? Ciao ragazzo, certo che mi ricordo di te. Assolutamente sì. Come stai? Tutto bene? Mi assicurare che sia uguale? Mi sembra di sì. Funziona. Che belle ste canzoni. Tutto bene, ragazzo, tutto bene, ti ringrazio. Qui abbiamo detto che era a 3 invece. E poi buco. Che questa viene diversa invece. Ok. Questo è il centro comunque. È il centro? Sì, direi che è il centro questo qua. E Pippo, grazie mille per il follow. Thank you. Un municipio. Ma che devi fare col municipio, te? Cosa ti devi municipiare? Ok. Di qua e di là. Fatto. Possiamo tornare giù. E adesso dobbiamo chiudere. Cioè, più che chiudere, levare tutto. Ok. Ogni volta scolpire questi punti è un inferno. Dobbiamo dormire, il letto dov'è? Mio. Mio, t'ho detto. Dormiamo. Bello però, Vituzzo, bellissimo. Conosci Lollo? Tutti conoscono Lollo, Giuseppe. Se
Salvatore Testa, certo che mi ricordo. E vabbè, lo rifai con calma. Help. Piano piano, lavorandoci, vedrai che uscirà fuori benissimo. Ok, giusto anche di qua. Potremmo iniziare a fare anche in quelli di sopra delle aperture. Però in realtà, come dicevo all'inizio, vorrei iniziare, cioè vorrei lavorare prima qua e poi sul resto delle robe. Quindi per adesso mettiamo via tutti questi. A saperlo prima non li mettevo neanche proprio quando avevo fatto le cose. Non sono l'unico che si incanta le parole. Tipo boscaiolare. No, no, è normale, è normale. Intanto vengo a farti visita. Ciao, vai Ivan, come va? Tutto bene? Ciao che mi sono perso. Ti sei perso che stiamo lavorando qua? Che cos'è? È una struttura sulla quale, dentro la quale creeremo un enorme villaggio. Allora, il punto è che dobbiamo iniziare a capire come dobbiamo fare le cose. Intanto andrei sinceramente a prendere gli altri blocchi di quarzo dai signorini qua sotto. Ma sì, Hel, ma sì. Questa è diventata tipo la piattaforma d'atterraggio per me. Andiamo di qua. E piove. Va bene. Non vendi più blocchi di quarzo? Per quale motivo si è offeso per sempre lui esattamente? Se mi vendi anche qua, guarda, se mi vendi questi io sono d'accordo lo stesso, eh. Però ti devi sbloccare, amico mio, non possiamo vivere così. Allora andiamo a fare un po' di quarzo in più. Hai fatto progressi, molti progressi, tantissimo, Van, tranqui, tantissimo proprio. Ciao Rebi! Facciamo un po' di... Ma io il letto ce l'ho con me, no, l'ho lasciato lì, va bene lo stesso, in caso qua posso rubarlo il letto a qualcun altro. La domanda è, ma qua sta funzionando? Perché... Sì, sta funzionando, è lentina, però funziona. Super Mario no, l'on, però tipo nel Nether sì. Quanti giorni ti dai per finire il villaggio? Sui 1000. Il nostro amico ci ha lasciati perché si è offeso. In che senso? Dove sto andando? Non è qui che devo fare le cose. È qui, è lì, è da loro. E, che stavo dicendo? Dicevo almeno 1000 giorni comunque, ragazzi. Purtroppo non è una cosa che posso fare in poco tempo. Ce ne vuole assai. Amico, devi venire qua. Vabbè, va, cioè nel senso vengo anch'io, però era meglio se venivi te, amico mio. Sennò poi tu ti allontani. Vieni, stai fermo lì. Ok. E che palle che li devo mettere io perché lui si bugga da solo, perché è pazzo. Che seccatura. E niente, devo fare sempre io, devo fare. Tutto il lavoro lo devo fare io. Guarda te. Ok. Non è... Ma come non è 500 giorni? Non ce la facciamo in 500 giorni, è proprio impensabile. Se fosse possibile il villaggio attuale in 500 giorni lo farei, però non è materialmente possibile perché ho dei progetti troppo grossi. Porti altri giochi? Per adesso no, ma dovremmo portare secondo capitolo di Poppy Playtime, ASAP. Sì, Gabriele, sono di Palermo. Buonasera, signore, può venire un secondo qua? Purtroppo la questione dei giorni è un po' antipatica e rognosa ultimamente. Mi piacerebbe fare di più, però... È un po' antipatico. Allora, prima di fare cose di cui potrei pentirmi. Sembra stata d'Agrigento? Mi pare di sì, ma un sacco di tempo fa, quindi non è che mi ricordo molto. Un mini tour da mettere su TikTok che me lo guardo. Ne ho già fatto uno, Ivan. C'è già. Piccolino, devo fare quelli migliori sicuramente, però quello piccolo c'è. Allora, io metterei un'altra da 64 qua, sinceramente, perché questi qua me li sto per venire a prendere. In che senso, Maria Rita, non ci sei sempre? Torniamo di là. Amico, fermati lì. Ma si ferma, signore! Allora, sì, sicuramente il capitolo 2 di Poppy Playtime è peggio del primo. Va, andate tranquilli perché tanto ho giocato a giochi ben peggiori. Da te non posso aspettarmi il meglio. Oh, patata, che cosa carina da dire. È stato la grigia. Ah, sì. Allora, dobbiamo andare adesso. Livello di smeraldi, non è che posso fare dei miracoli. Vero è che ho la farm di Raid, però non essendo automatica è un po' antipatica la situa. Bevi che fa bene, bevo allora. Allora, bisogna comunque essere molto pazienti con me, specialmente con i progetti grandi che mi richiedono materiali veramente difficili. E la cosa preoccupante è che sarà sempre peggio. Sarà sempre più difficile fare i villaggi, ragazzi. Quindi a livello di tempo, potenzialmente sarà sempre più dispendioso. Ah, si è sbloccato alla fine il bastardo. Quindi, problema principale. Pensandoci, scusatemi, amici. Mi serve.
Scusatemi, scusatemi. So che è vostro, ma sapete, no? Le priorità. La pioggia è meno per me. Sì, è un po' fastidiosa. Quando è iniziato a costruire una piccola montagna. E adesso la piccola montagna è stata spianata, trattata male. È quella. Io c'ero grande, Rebby. Allora, dobbiamo capire un attimo. Qui abbiamo dei pillar. Io vorrei fare una roba che venga fuori. Oh no! Vabbè, in realtà ho 700.000 blocchi in più. No, no, c'è sempre la maglia, gonnellina, c'è sempre la maglia. Senti, ma perché non sto mettendo questo qua? Chiudi. Gonnellina, ma mi seguivi già? Che succe? Che succe? Mi ricordo quando avevi l'armatura in ferro. Sembra il castello di Notch. Non l'ho presente, Naruko. Prossimi viaggi potresti fare nel Nether. Quello nel Nether e quello nel Land sono considerati già, ma non saranno i prossimi. Allora, devo un attimo riflettere. Perché vorrei che questa cosa uscisse, quindi teoricamente io la dovrei fare fuori. Non dove la sto facendo adesso. Non hai preso le patate? No, le ho lasciate lì apposta. Le vado a prendere quando finisco queste perché non avevo lo spazio. Il dito del Papa, grazie mille per il follow. Allora, io direi di fare qua. Così. E stessa cosa di qua. No, l'ho messo in avanti. Ok. In questa maniera qui. Iniziamo a capire un secondo. Poi devo fare di là. Voglio mettere delle scale di quarzo. Quindi quarzo a me. Fate. Ah, c'è pure il quarzo cesellato. In realtà ci serve anche questo, che è molto carino. Ne prendo soltanto 5 per il momento, per non esagerare. E gli scalini di quarzo. Abbiamo materiali molto stretti, quindi non posso esagerare a prendere cose. Allora, abbiamo questi da 10. Sì, gonnellina, però lagga tanto di là purtroppo per il momento. Fammi vedere un attimo così come viene. Mi piacciono un sacco i blocchi cesellati, non ci posso fare nulla. Sono innamoratissima. Qui mi serve poter salire. Ok, fammi salire. Qui lo dobbiamo fare così. Fammi riguardare. Ok, non è male. Non è male per niente. Quando non avevi neanche l'armatura in ferro e facevi la strada. Mii, in un altro mondo proprio. Allora, è interessante. Bello, bello non direi, ma interessante vi dico di sì. Mi servono 1, 2, 3, 4 blocchi di cesellato. 4 blocchi cesellati e ce li abbiamo. Vorrei che smettesse di piovere. Il quarzo dà quel tocco in più. Mica per niente lo sto mettendo. Voglio dire. Allora, scendiamo un secondo. E ritorniamo con questo, quello. E vedete, ci arrivo. Fatemi salire. Ok. Fatemi rivedere un attimo. E l'ingresso non è male fatto così. Non possiamo farli tutti e quattro, gli ingressi. Però dall'esterno, vista così. Vi devo dire, ma c'è una cosa in più che vorrei fare. Che qualcuno di voi lo può già immaginare perché in realtà lo avete detto voi stessi prima della live. È stupendo, grazie, grazie. Sì, Rebby, teoricamente lo devo fare in esterno, dentro non lo so. Allora, aspetta un secondo, volevo lasciare qua qualcosa, questi. Sì, ma non qui, tipo qua. Vabbè, sì, per adesso li mettiamo qui. Le leaves. Il mio tocco personale, lo sapete. Non funziona. Guarda che bello che esce fuori, fa le ombre. Bello, bello, dai, 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 dai. Le leaves sempre. Ciao Noah. Allora, potrei metterle lì sui lati. Quando è che la smette di piovere? GLS, in che senso GLS, Fei? Allora. Volevo metterle in queste posizioni qua. Qui poi le mettiamo da sotto. Adesso qua, qua, lì, patapì. Ok. Sinceramente veniva meglio a farlo un po' più fuori, ma fuori viene un casino. E quindi per adesso ci limitiamo a fare una roba di questo sbagliato, porca pupazza. Vabbè, questa la perdiamo, non importa. Allora, iniziamo a capire un attimo. Ok. Adesso, questi li riprendiamo.
E non lo so. Ah, già lo sai! E non lo sapevo! Dall'altra teta come l'acqua che tipo scorrono. Però poi passi. Cioè, è antipatico da tenere fare in quel modo lì. Lucrezia, grazie per il follow. Ivan, guarda che Hell è il mio mod. Lo sa. Lo sa bene. Ti devo dire che lo sa perfettamente. Ok, fatemi dormire ora che finalmente si può. Bentornato, Teo. Allora, adesso vediamo un attimo. Intanto voglio mettere più acqua. Per le luci quale uso? Hell mi deve dire quando è che è libero, perché dobbiamo fare una farm di froglight nel Nether. Le dobbiamo fare di tutti i colori. Quindi dovrò andarmi a prendere un botto di frog. Va bene il dubbio, giustamente, giustamente. Allora, già meglio. Ho qualche pezzettino qua di foglia, ci sta sempre. Regà, ma con le foglie non si sbaglia mai. Si sbaglia mai. È incredibile, io non lo so com'è possibile. Le foglie rendono sempre tutto meraviglioso. Ma perché? Com'è possibile? Come sta venendo l'albero? L'abbiamo abbandonato un attimo, Kira. Lo riprenderemo più avanti l'albero. In realtà potrei anche fare una roba di questo tipo qua all'interno. Ora vedete, perché può essere che l'idea non sia del tutto sbagliata. Consigli per la prima base? Fatti un bel magazzino, che quello ti servirà sicuramente e anche molto. Vi devo dire che se io faccio così e ripropongo la stessa cosa all'interno, viene una robina mica da ridere. Che poi si entra e si vede questa roba qua, che non è mica male. Certo, dentro lo dobbiamo sistemare, però mi sembra bello. Mi sembra bello. L'unica cosa che potrei modificare e aggiungere. Foglie di ciliegio e di azalea fiorita. Sì, ma insieme non stanno benissimo. Allora, potrei aggiungere una roba, sperando di averne, perché in realtà ho il dubbio. Anche a me sembra bello. Sembra, però. Quindi, se lo sembra, non lo è? Ma io sono con. Senti, le stringhe, però, non me ne può impipare un acciderbole. Allora, mischiarlo con la pietra. No, diventa bruttissimo. È calcestruzzo, è tutto bianco. Se lo mischio con la pietra, diventa una chiappa. Mi serve. Mi serve. Cos'è che mi serviva? Sì. Però non so se ce l'ho. Ce l'ho, ma non ce l'ho. Ma Ordine quanto d'arrivo, quarzo tre ho piatti di qua? maiale con pancetta No, ma extra io. a parte, due assaggini Assaggini di di formaggio formaggio piccante, piccante, un un trionfo trionfo di di fegato e fegato e cipolla cipolla e e una una bistecca bistecca scolpita a scolpita a forma forma di di trota. trota. Tu. Clutchip, grazie mille per il follow. Prego, accomodati. Lo che potrei mangiare che bere ci penso io e la diorite è il male del mondo. Io che cercavo un sacco di roba, ma sono piena così sono. Non pensavo che le chiappe. Grazie mille, Clutch. Non pensavo le chiappe fossero di calcestruzzo bianco e pietra. Le chiappe marmoree non le hai viste mai? Ma io sono piena di calcestruzzo. Ma io sono piena! Ma io che andavo a elemosinare in giro, invece ero pieni. Ma scusami. Ma vacca, vacca di tutte le vacche. Ma guarda qua, vaccala. Vacca di qua e vacca di là. Ma guarda un po'. Sono piena così e andavo a piangere miseria. Ma vergogna, Fei, ma vergogna. Ma sono pe cioè, pericolosissima sulle brevi distanze. Però insomma, la glassa di che colore la. Questo scherzo sta andando troppo oltre. Che bella sta musica! Allora, dobbiamo andare un attimo alla farm. Ah, non alla farm, di là dobbiamo andare un attimo. Perché le cose che sto cercando non sono qui. Viene a fare compagnia a Como. Ma Como? Che potenza sta musica, Gabriele, grazie mille per il follow. Facciamo un salto di qua. Queste sono le musiche dei boss su Kingdom Hearts. Vedi, motivi in più per giocare a Kingdom Hearts. Le musiche dei boss che spaccano di brutto. Sta musica mi serviva contro tipo un Wither, contro non lo so, qualcosa. Non so, qualcosa che non è quello che sto facendo adesso, però va bene lo stesso. Allora, mi serve. Sì, ma non è qua. Eccolo.
Ecco, sapete dov'è che mi servivano queste musiche? Tipo, se stavo andando ad esplorare la mansion, che tra l'altro dobbiamo tornarci perché non ci siamo andati. Bentornato, Ghost! Ci siamo ancora andati a esplorare la mansion in questo mondo qua. Dovremmo andarci un domani. Non è oggi quel giorno, però ci dovremmo andare. Si va! Sto costruendo le piramidi in hardcore? Vedi mio fratello? E lui non fa niente. Vergogna al fratello che non costruisce. Ma magari non c'ha voglia. Neanche se ti pago, ma... Povero Teo. Vuole solo compagnia, povero Teo. Buonasera, siamo tornati in un luogo che non voglio vedere, quindi io ti ignoro, non ti guardo. Le mie spalle, eccole. Allora, siamo qua. Le cose di mushroom, belline, ma non ci servono. E siccome siamo tirchi, di base siamo molto tirchi, noi ci spostiamo, ci infiliamo di qua e usciremo di qui. Ivan, devi darti degli obiettivi, tantissimi obiettivi. Maria Rita, poi ci vado, però più tardi. Taggami però. Si ritorna sempre dove si è stati male, certo, però se questo può significare uno shortcut velocissima per tornare a casa, io torno qui volentieri, voglio dire. L'unico motivo per cui faccio ste robe. Allora, avevo preso queste. Voi direte perché? Perché stavo me metabolizzando il fatto che questa cosa potrebbe non essere male. Allora, l'unico problema è che, come vedete, non si attacca, quindi o lo attacco io. O non si attacca da solo, però potrebbe comunque non essere una brutta idea. Fatemi fare un tentativo, Velox. Per il momento sembrerà molto brutto. Fidatevi solo del processo e in caso lo togliamo. Questo è perché io mi devo fidare di me stessa e delle mie idee. Il problema è che le mie idee non sono sempre buone, quindi prima di tutto verifichiamo. Ma in realtà non è male. Non è male. Stringe un po', ma non è male. La tua idea in che stanza l'hai avuta? In che senso, Light? Va benissimo, Teo. Allora ci vediamo presto. Poca immaginazione. Ivan, cerca su internet se trovi delle idee. Non è male. Con le torce toglierai? Certo, certo che toglierò le luci. Per non fare spawnare mob per adesso. Ovviamente le toglieremo. Qui mi dava un po' fastidio messo là. Ok, qui in realtà farei un... Questo no. Ok. A presto, Vitu! Sinceramente, non mi dispiace. Non mi dispiace proprio. Dobbiamo fare l'interno adesso, nello stesso identico modo in cui abbiamo fatto adesso. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 fino a coprire. Poi qua. Però devo... Dov'è? Dammi qui. Dovrei averne in mano. Non... Perché l'ho posato? Perché poso sempre le cose che non devo? Metto qua, dammi questi. Li ciselliamo. Scusate, li pillariamo tutti questi qua, perché tanto ce ne serviranno un sacco. La cosa più bella del mondo. Vedi Doria. Ci stanno bene con le decorazioni in foglie di ciliegio. Sì, stanno molto bene. Infatti sono molto contenta del risultato. Ora dobbiamo fare tutti e quattro questi ingressi. Siccome però ne abbiamo tanti da fare, iniziamo a farli piano piano. La live è bloccata. E dire che adesso ha smesso, Ghost. A cercare su Google sono bravi tutti a chiedere affesso di Giga Chad. Non so se è un complimento. Non so se è un complimento. Fatemi fare qui, fatemi fare. Lo devo considerare un complimento, dici Ivan? Con le foglie sopra la ringhiera è meglio. In che senso le foglie sopra la ringhiera? Cioè, deve sapere di portale comunque. Allora, devo andare a fare più di questi perché non mi bastano. Dici di sì, Ivan? Ma se lo dici tu. Cioè, a me piace come è uscito qua. Con questo dettaglio particolare. Ha tipo proprio cancello che si può alzare e abbassare più o meno. Anche se non è propriamente quello l'idea.
Intanto mi serve un po' di più di questi. Facciamo che ne faccio la metà. Di qua, per favore. La metà me la dovresti rendere pillar. Perfetto. Andiamo a impillarare la zona. Devo andare là sotto. Sai che non ho messo questo, ma io ho paura di farmi i mali veri. E invece è stata un'ottima idea, devo dire. È stata un'ottima idea. Di qua. Ok. Così il villaggio sarà sia fuori che dentro. Sì, sia fuori che dentro. Sia dove ci sono, sia dove non ci sono le torce. Cioè, ci saranno semplicemente le costruzioni magari diverse, un po' più particolari, ma saranno tutte qua. La ringhiera grigia dall'altra parte, meglio anche con le foglie. È meglio con anche le foglie sopra. Dobbiamo fare come all'esterno. Quello non è finito. La parte esterna è la parte giusta. Lo spero perché voglio un sacco di villici qua dentro, sinceramente, Light. Io laggo. Ghost, prova a uscire e rientrare. No, ho sbagliato. No, no! La pupazza di sua mamma. O de sua nanna, dipende dai punti di vista. Allora. Un secondo, ragazzi, che finiamo di mettere intanto questi. Dimmi, Mars. Andiamo a dormire. Cosa costruisci? Adesso un villaggio gigante. Va benissimo, Dad, va benissimo. Dobbiamo fare questo esatto modo, questa esatta entrata da tutte e quattro le parti. Come sta andando? Direi bene, Kevin, direi bene. Seguita dal letto, io cado sempre dal letto. Nella vita proprio, è la base della mia esistenza. Grazie mille, ago e filo. Allora, mettiamole all'interno. Interno, sì. Sì, così iniziamo a levarci almeno le foglie della parte interna. Fai una foto così la puoi imitare. No, 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 ma lo so già come è fatta. Dal letto ci sono caduto io ieri fai. Ma come, poverino, ti sei fatto male? Allora, considerando che di qua è un po' diverso rispetto agli altri, procediamo a mano a mano. Sì, potevo anche piazzarmeli sotto i piedi, facevo prima. Uno, due, tre. 4 e 5. Questi li possiamo levare tutti. 35K? Grazie mille, ragazzi. Grazie mille. Oddio, buon punto relativamente, Kevin. Però grazie. Questo no. Caribio, levati. Ok. Ora qua. Qua. Dobbiamo arrivare là sopra. Blocchi sotto i piedi. Non voglio fare dei miracoli entro oggi, però almeno qualche cosa la voglio fare bene. Sono arrivato a livello giusto, sì. Non hai più la barra dei like. Gonnellina, ma non ce l'ho da mo' la barra dei like. Adesso è diventata la barra dei follower. Qual è il tuo record dei like? 215.000 o 212? 212 forse. Mila sempre. Ok. Adesso di qua. Pam 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 pam. Villaggio sacro? No, non è un villaggio sacro. Ok, adesso dobbiamo andare a fare i cesellati. Gonnellina, l'ho già letto, ti ho anche risposto. 500 giorni saranno pochi per costruire. Sì, ma infatti l'ho detto. No, ragazzi, la barra dei like è diventata la barra dei follower. Ma da mo'. Fai un villaggio con il paradiso. No, non esattamente. Mi sembra un tempio, sì, ma non lo è. È perché uso tipo. C'è molto bianco per adesso e c'è il quarzo. Da quanto non fai così tanti like? Da un sacco. Da 2 o 3 mesi non faccio tutti questi like. Secondo me dovrei fare il magazzino. Sì, dovresti farlo. Avevo scritto un'altra cosa ancora su e non l'ho vista, Gonnellina. Aspetta un attimo. Non mi spunta, Gonnellina. Ah, no, sì, dici, quando c'era l'inizio avevo detto non uso le litere, la fai adesso. Sì, adesso l'adoro. L'ascendere non ti dà problemi? Sì, ma poche. Pochi problemi, pochi problemi. Jacopo, grazie mille per le scarpe rosa. Bacio grandissimo, caro. Allora, cesellatissimi. Me ne servono 1, 2, 3, 4, 5, 9 per ognuno. Di cesellati non ne ho, quindi 9
Aspetta, però sono da entrambe le parti, quindi sono 18, 36, non so fare i calcoli. Allora sono, aspetta, dovrebbero essere in totale 9, 18, 36. No, aspetta, sono 2, 4, 6, 8, quindi devo fare un sacco. Sai che facciamo? Questi li trasformo tutti in cesellati, tanto mi serviranno tutti. E poi piano piano li veniamo a rifare, perché io in matematica proprio non me la fido, quindi tanto vale invece fare figure di merda, cercare di capirla. Facciamo così e basta. Ci risolviamo molto più in fretta. Li piazzo e poi ci pensiamo. Allora, di qua, di qua, di qua e lì sopra no, perché non c'è dove infilarlo, chiaramente. Faccio la terza media, ma in matematica non so manco le tabelline. Non ti preoccupare, io ho quasi 30 anni e non sono in grado manco io. Ti preoccupare, non ci fa niente. Così, ok. Continuo a usare lei 3 volte, grande, grazie mille. Passiamo di qua, che si riprende. Sì, grazie mille per il follow. Non ti preoccupare, Kevin, non ti preoccupare. Non era quello che volevo. Non era quello che volevo. Saliamo un attimo di qua. 1, 2, 3, 4 e... Ce la faccio a metterlo lì? Ed è! Mamma mia, maga vera. Ora... Vabbè, in realtà qui potevo fare anche così, così e lì non ci arrivo. Kevin, non è questione di perdonare, è questione di... Per sicurezza, quello che è successo volta scorsa ti servirà di monito per il futuro. Tutto qua. Non è questione di perdonare o non perdonare. No, la shader è sempre la stessa, Adriano. Sempre la stessa shader. Andiamo con gli altri cesellati. Il fuori, il... Mi sono dimenticata che devo fare anche questa parte qua, qui. Lo stavo scordando. Allora, facciamo così. Facciamo le impalcature e le mettiamo giuste direttamente. Così non devo stare qua a perdere 6 ore della mia esistenza a litigarmi con le robe. Ok, fatto bene a non contarle e non farle precise perché qua sono differenti in effetti. No, amico, qui, perfetto. Di qua, di là, di lì e di qui, perfetto. Via tutto. La struttura è grandissima, l'altra volta era piccolissima. Adesso è gigante, fantastico Giorgio. E diventerà sempre più grande, è sempre più bella. Ok, qua abbiamo fatto, andiamo dall'altra parte. Sei ancora in Shadowban? No, pare di no. Fai, cos'è questa struttura? Guarda, è la struttura dentro e sopra la quale costruirò il mio villaggio. Il terzo villaggio. Una cosa gigante. Progetto gigante. Sì, è enorme come progetto, ragazzi. Però effettivamente non mi basta il quarzo cesellato. Considerando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dall'altra parte sono 18. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 me ne servono in totale e io ne ho solo 5. Me ne servono 37. Posso fare questa cosa e trasformarli? No, il quarzo rimane quello. 37, 37, 37, cesellatissimi. Perché il fatto che ci sia il blu non esclude il fatto che ci siano anche altri colori. Tutto qua. Ci saranno diversi colori per diverse cose. 37 abbiamo detto, giusto? Fella prendente la tabellina dell'1. Lasciatemi stare. Io non so, non so, non la so la matematica. Comunque le case saranno col blu sopra. Ciao Strongset, com'è? Tutto a post? Allora, 1, 2. Il signore qua mi impedisce di fare il mio dovere. Ok, allora. Qui, lì e là. Ho detto là, perfetto. Poi c'è 1, 2, 3 e 4. Ok. Che belle ste musiche, porca pupazza. Allora, aspetta, questi ne vorrei uno qua e uno là. Ora facciamo fuori. Dipende per fare le cose, dipende quale mestiere devi fare, la matematica è importante. Però in generale sì, non ha torto, l'insegnante che dice che la matematica è importante. Ma il fatto non cambia che io comunque la matematica non la sappia. Quindi questa cosa non cambia purtroppo. Per me ormai imparare la matematica è tardi, ma per voi non lo è, quindi imparatela. Guarda che calcoli perfetti che ho fatto comunque. Fatela in base, non trovo un luogo migliore, faccio la distruggo e me ne vado. Puoi anche lasciarla lì e fare un'altra. Oggi poi facciamo la farm, non so se ce la facciamo, ci possiamo provare, hell.
Così magari iniziamo a capire come fare le luci. Possiamo provarci. Possiamo provarci a fare la farm. Tanto c'è un video online che dice già anche che cosa devo trovare, cioè che oggetti mi servono e tutto il resto. A che ora stacchi, amica mia? Fra 45 minuti più o meno. Ok, manca l'interno. Se la distruggo, riutilizzo i materiali. Se vuoi riutilizzare i materiali, allora sì, distruggila. Ma magari pensavo la volevi fare con altri materiali. Sì, amico, però quella mi serve. Quella mi... Ti odio. Ciao, Is, come va? Tutto bene? Posso riavere que... No! Mi vengono a rompere i pezzi sbagliati. Dammi qua. Ok, quello è mio. È mio! Scusate. Troppo, troppo. Ho mangiato pollo e pasta, panna e prosciutto. Che fame! Signori, però lei deve venire da me. Cioè, so che lei non è d'accordo, ma lei mi serve. Ciao Aldo, com'è? Tutto a posto? Come stai? Tutto bene? Sì, che faccio pranzo con le uova. Ma mangiate bene, mangiate. Ho fatto un calcolo sbagliato o è impressione mia? Ho dimenticato un blocco da qualche parte, ma dove l'ho lasciato il blocco? Dov'è che non l'ho messo? Ho fatto male i calcoli, mi sa, eh. Io sto bene comunque, ti ringrazio Aldo, tutto a posto, non mi posso lamentare. E io ho appena notato che non ho riattivato la farm di ferro, come al solito. Devo mangiare, mamma mi cucina da 3 ore, tu cosa mangi oggi? Pasta e piselli, la vado a cucinare dopo. Piano, piano, delicati! Ok, scusate. Caldo a parte, tutto bene. Sto bene anch'io, non mi posso lamentare. A parte che devo riattivare qua la farmina, che sono senza il ferro che invece giusto adesso mi serve. Stiamo finalmente... Beh, oddio, ma in realtà un po' c'era. Vabbè, me lo porto io. Via! E no, non così! Ok, a posto. Non so come sono ancora viva. Dicevo, stavamo facendo... No, no, loro no! Loro no! No, che ci fanno qui? Che ci fanno sul mio calcestruzzo? Sai che non mi piacciono le uova? Vergogna! Le uova sono buone! Sono meravigliose! Le sparo io per prima! Ma lei era una chiavica, signore! Lei era una chiavica! Dov'è quell'altro? È scomparso? Ma allora... Io non voglio sembrare... Cioè, ma allora Dio esiste! Cioè, credo che abbiamo avuto ora la prova! Abbiamo appena avuto la prova! Dio esiste! Mamma mia, bellissimo, be è scomparso quello dannoso. E allora Dio esiste. Ci so non ci sono più dubbi. Se ne avevate, non potete averne più. Non ne potete avere più. Quelle non mi piacciono, sai, Kevin? Non ci sono più dubbi. Non ce ne sono più. Allora, aspetta. Si possono quasi morire a vedere che Dio esiste. Sì. Oh, era l'unico che mi dava problemi quello là. È scomparso, allora esiste. Punto. Cioè, non ci sono altre storie. Sì, me ne servono tantissime di queste. Allora, dobbiamo mettere l'interno di là, perfetto. Allora, andiamo. Io mangio la frittata, buona. Buon appetito a tutti quelli che si mangiano la frittata. Che buona la frittata, tra l'altro. Sì, e io come al solito devo volare verso l'alto, incredibile. Fammi salire. Buonasera. Allora, qua facciamo così, in modo che lì posso fare così, lì posso fare colà. E ti pareva che non davo una malleolata al pavimento? Allora, in realtà... Lì possiamo lasciare così. Sì. Pasta ragù della nonna, però non abbatte nessuno. Eh no! Stiamo alzando gli standard. La pasta ragù della Ordine nonna è d'arrivo, 3 piatti di intoccabile. maiale con pancetta No, ma io... extra, Signor hamburger, 2 Amos, non assaggini di leggerò il suo formaggio nome per piccante, un intero. trionfo di Comunque, pepe grazie per il cipolla e una follow. bistecca Prego, si scolpita a forma accomodi, di se ordini trota. pure qualcosa da mangiare. Che a bere, che pensi, mi... Allora, io però credo di aver fatto un errore. Credo di aver fatto un errore, quindi adesso verifichiamolo. Cioè, che bello è però spuntare di là. No, è giusto, va bene. Bevo, Dork. Che ne pensi loro lacustre? Bravo a fare quello che fa. Tutto qui, non c'è altro. È molto bravo, per carità. Allora, vediamo un attimo. E... Ta-ta-ta-ta. Devo salire di qui. Ho costruito la lasagna della nonna imbattibile. Io avevo una sola nonna che sapeva cucinare bene. E sono triste. Perché mi manca. Dan dan dan. A presto, Journey! Chiedo troppa roba prima della bottiglia. Ora quella personalizzata. Ma non è personalizzata quella che ho adesso.
Ciao Gaia, com'è? Tutto a posto? Uè! Che svirgolamenti incredibili che faccio. Prendo di qua, metto di lì. È semplicemente presa dall'OBS con quella borraccia che ho ora. Non è cambiato molto. 15 euro da OBS, se vuoi. Ci sono dentro le robe per le mani. Perché non vai a trovarla? Perché è al cimitero. E qui, non, purtroppo anche se la vado a trovare non può più cucinare per me. Vabbè ragazzi, non ci fa. Cioè, è successo tanti anni fa. Tanti tanti anni fa. Allora, sì. Questo è Pillar. Questo è Ciselletto. Questa la dobbiamo buttare. Quindi questo è inutile. Via. Sciac. Tranquilli tranquilli. Maioletto, grazie mille per il follow. Tanto di questi serviranno un botto. Sì, è triste, è triste, è tristissimo. Però, ragazzi, la vita purtroppo giunge al termine a un certo punto. Comunque, Amos, come la va? Tutto a posto? Io direi che possiamo lasciare così. Qua poi ci dobbiamo mettere le robe interne, per carità. Scale messe, scale non finite lì. Ehi, sono una bugiarda. Sì, io ho troppo, ho troppe. Piove troppo nel mio mondo. Piove davvero tanto nel mio mondo. È fastidiosa questa cosa. Dimmi, Kevin. Qui l'abbiamo fatto tutto. Lì no, lì sì. Lì no, ok. Ok, e adesso. No, aspetta, qua l'ho fatto. Ah, l'ho fatto fuori, non l'ho fatto dentro, va bene. Ma hai visto Stranger Things? Sì, fino a un certo punto sì. Poi ho smesso. Certo, Kili, che ci manchi, certo. Assolutamente, se non ci sei, lo sentiamo. Allora, fatto anche di qua, sì. Tocca di lì. Ho finito la casa, grande Maria Rita! Grandissima! Com'è andata? È venuta bene la casa? Ciao Matt, com'è? Tutto a posto? Ottimo, ottimo. Cosa stai facendo? Le parti di ingresso, tua mamma, e del piano base della mia giga costruzione. Ok. Ora dobbiamo fare un sacco di ferro. Dobbiamo fare tutti questi. Quindi, ferro a me. Solo così? Così pochi? Ah no, anche un sacco ne posso fare, ok. Credo che momentaneamente bastino. Posso dormire per caso? Sono le 12 del mattino, non c'è speranza che vado a dormire adesso. Ok. Poi aggiungiamo altre robe dopo. Intanto dobbiamo un attimo fare qua. Ciao Manuel, grazie mille per il follow. Qui mettiamo così. Qua cos'ha? Ok. Piano piano, eh. Che non voglio sbagliare. E purtroppo non è facile qua farlo bene. Quindi allora questo sicuramente lo dobbiamo fare doppio. Che è il minimo proprio. Mi raccomando, la mi chiamo Maria Maria Rita. Va bene, ti ho detto prima, però se riesci taggami così non me lo dimentico. Perché io purtroppo ho una terribile memoria. Terribile, terribile. Però se mi tagghi già magari è più facile. Allora, qui, qua. Sì, qua sopra lo chiudiamo di nuovo e facciamo così. Fammi vedere da fuori com'è. I like it. Lorenzo, grazie per il follow. Grazie, Jasmine. 41K? Quasi, 40. Grazie mille, ragazzi. Manuel, grazie per il follow. Grazie, Kevin. Allora, arriviamo a questo che è in eccesso. Perfetto. Dovrò farne delle altre poi di queste perché pensavo bastassero, invece manco per il piffero. Sto notando che me ne serviranno delle altre. Ok. Mettiamo no, quella in eccesso, via. Mia, perfetto. Mi sa che non mi bastano neanche qua. Porca vacca. No, no, non era lì. Non era, mamma, mamma. Bentornato, Simi! Allora, fammi fare qua, per favore. Va là. Guarda, non basta, manca qui, non basta. Perché manca. Ah no, invece. Sì,
Sì, manca una cosa da metter lì. Ok, le sai che facciamo? Si torna di là. Hai un silver button o un golden button? Nessuno dei due. 41, Fei? No, sono 40.9 i like. Lucrezia, sono 40.9, lo vedo giusto io. Nixo, grazie mille per il follow. Dovevo fare che? Ah sì, altre. Ah, ma qui ce le ho. Allora niente, come non detto. Me l'ero scordato. Andiamo di lì. Guarda, io che mi scoccio a farmela a piedi. Cioè, la pigrizia che raggiunge. Che livelli può raggiungere mai nella vita? Nella vita. Così dovrebbe essere sbagliato. Perfetto. Perché va fatto così. Ecco lì. E ora. È giusto. Perfetto. Togliamo questi. Grazie, Vi. 41? 41.4 adesso. Sì, grazie mille, ragazzi. Ciao, fai quanto tempo? Ciao, Giorgio, tutto a posto? Tu? Com'è? Sta bene? Io non so parlare in italiano, quindi ho parlato una cosa finta. Chiaramente io non sono più in grado. Fei mangia. Sì, mangio, mangio. Vorrei mangiare anche la vita reale. Una volta ho combattuto contro il Warden Aiut. GG. Io non ci vado contro il Warden perché è brutto, sporco, cattivo e io ci tengo a non morire. E a non fare cose stupide soprattutto. Facciamo di qua. Perfetto. Dobbiamo salire di lì. Di là. Allora, dobbiamo arrivare fino là sopra. Lì, come l'abbiamo fatto? Beh, a scala, chiaramente. Come lo vorrei mai fare. A che giorno sei? 1088. 1088esimo giorno. Shh, non fate notare quanti siamo, che poi scappano. Non lo fate notare, non lo fate notare. Shh. Non ho abbastanza iron. Orca pupazza. Ma a me l'iron serve, fermi. Signori, mi servirebbe dell'iron. Me lo state facendo qua? Sì, posso per favore avere dell'iron? Yes. Però non mi piace che non sta funzionando, quindi la zittisco e la facciamo ripartire dopo. Ho rischiato il mondo, mi disp. Allora, facciamo di qua. 1, 2, 3, perfetto, via. Shush, shish, scende giù. Dimmi, Kevin. Cosa fai? Ah, ma qui ancora funziona, grande. Sto decorando tutto qua, sto iniziando a capire come deve funzionare questa cosa. Best villaggio, quello che devo ancora costruire. Come si fa a zoomare? Devi avere l'Optifine dal computer, da Java, e cliccare C. Però dalle altre console non credo che si possa. Aspetta che l'ho preso, quindi adesso mettiamoci qua. No, era quello accanto. Ho detto quello accanto, penso che 16 bastino. Ho un vago ricordo che potrebbero essere sufficienti. Ahui! Aia, giustamente, se non do una craniata. Allora, altrimenti devo usare sì il cannocchiale come vi viene suggerito, ragazzi. Non ci sono altre alternative. Devo scendere di un altro? Sì, devo fare così, così, cos'ha? Così e pomi. Perfetto. E anche questa parte è fatta. Adesso devo finire di mettere le come si chiamano? Aia, le foglie. Dopo le foglie abbiamo finito con questa cosa. Ti senti soddisfatta dei like? In che senso? Filippo, grazie mille per il follow. Morto per un cristallo che ho perso. Il mondo proprio ora, mi dispiace. Un castello a forma di torta. Non sarà un castello, sarà un villaggio in tante piattaforme. Ma sì, purtroppo la forma attuale è questa. Non ci possiamo fare niente. Kevin, ma l'altro giorno mi hai detto che hai perso il mondo da prima da 1000 giorni, poi da 3000 giorni. E hai cambiato idea 3 volte. E ora hai perso il mondo da 2000. Ma quando li hai fatti i 2000 giorni? In 2 minuti? Mi lasci perplessa, Kevin, io non mi scordo le cose che mi dici. Tortellino, buonasera. Come, che in realtà è buongiorno. Come va? Tutto bene? Greta, grazie mille per il follow. E anche Ismaele, grazie mille per il follow. Alla macchina del tempo? Sì, chiaramente. Mi sa, Kevin, che ti sei dimenticato il discorso che ho fatto inizio live, che le balle le riconosco. E allora, avevo 3 mondi e diventeranno 47. Fra una settimana mi direi che ne avevi uno da 17.000 giorni. Che hai perso, tesoro? Non ci credo più, mi dispiace. Hai perso la credibilità quando hai iniziato a dire balle e io ho iniziato a beccarle tutte. Io quando provo a dire una bugia, io le becco sempre quando mi dicono le balle. Sempre. Mi dispiace, non ci credo più. Colui che boh è signor Luchino, grazie mille per il follow a tutti e due. Esattamente, DXN, esattamente. 57k di giorno, lo rifaccio. Certo, fra 2 giorni sarai a 37k. Va benissimo, io non ci credo più. Non ci credo più. Bella faccia quanti giorni ha fatto? Non erano tipo 600 quelli di bella faccia? Mi stai già simpatica, meno male. Pensa se ti stavo sul ca. Scusami. Oggi sono in modalità iperattiva, senza motivo. Dovete scusarmi se sembro un po'
agitata. Lei come sta? Io sto bene, la ringrazio, la ringrazio. Devo dire, non mi posso lamentare, o meglio, potrei, ma non voglio, perché sennò poi vi sto sulle balle se inizio a lamentarmi. Modalità vivace. Sì, oggi sì. Ciao, mammi. Peccato che non è mia mamma, mi manca la mia mamma. Matteo Stranieri, grazie per il follow. Ti ho odiato un po', ma abbiamo fatto pace, guarda. Certo, per forza devi fare pace. E il mio mod è cattivo poi se non fai pace. Ho perso il mondo da 3000. Sempre di più, l'avevo letto comunque. Di Xen, l'avevo già letto. Aspetta, devo. Che no! Lì! Ok. Devo di là. Va benissimo, Merita, a presto. Lisa Cornice, grazie mille per il follow. Oggi faccio la spesa, boh, così tanto per dirlo. Ma ci sta, mi raccomando, vai a comprare tante robe buone da mangiare, perché altrimenti che spesa brutta. Non ho fatto pace con nessuno, l'odio al mondo. Ocio, che è cattivo. Diventare una ballerina famosa o una cantante famosa? Una cantante. Se fossi io preferirei essere una cantante famosa. Ho sbagliato tutti i blocchi, benissimo. Dovevo mettere tutt'altra roba, ma ok. Saliamo di qua, c'è uno spettacolo, questa build. Lo spero davvero. Ma se tutto va come l'ho progettato, allora sì, verrà fuori una roba incredibile. Sarà il mio capolavoro, se viene fuori come l'ho progettata. Dimmi, Kevin, che succede? King of Fere, no, sono una ragazza da quando sono nata, anzi, da quando ero nell'utero di mia mamma. Ho sempre avuto la bagigia. Anche se per qualche motivo la gente non ci crede, io vi giuro che sono nata donna. Ma se anche non lo fossi, non importa. Non ci sarebbe niente di male, ma comunque sono nata donna. Sempre stata, sempre stata. Non ti preoccupare, Ferri, non ti preoccupare. Posso capire che magari avendo la voce un po' profonda non vi faccio venire il dubbio, ma vi giuro che sono sempre stata una donna. Ve lo giuro, ve lo giuro. Va bene, Kevin, va bene. Allora, aspetta, devo prendere altre di queste foglie. Da qui. Però mi serve prima fare la situazione. Però non è che ho la situazione in giro? Dove sto andando? Allora facciamo piri piri. Mi prendo questa che in realtà ce l'ho da qualche parte, ma chi se ne frega, ne abbiamo un'altra. Ok, allora aspetta, che succede? Non ti preoccupare comunque, Fere. Re che ama regina. Credo che si legga così. Grazie mille per il follow. Pensavo a Gione già esattamente. Secondo me è fame. Oh, grazie Spider. Ultramoddato e non solo la vita, poi non posso più aprire Minecraft. Non ho capito. Non è che se un mondo è moddato non puoi più aprire Minecraft. Lo puoi aprire, magari difficoltà e ti lagga brutto, però lo puoi aprire Minecraft. Allora, fatemi prendere qua. Fate i bravi ragazzi. 555 Francia, grazie mille per il follow. Thank you very grazie, anche ad Alucard. Fate i bravi, fate i bravi, fate i buoni, altrimenti a Natale il babbo non vi porta niente. Ok, prendiamo ste robine qua, che in realtà non credo che me ne servano troppissime, però per adesso ciu ciao ciu 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 pitipi, queste qua. Non sta chiara? No, va bene, non importa. 45k? Non ancora, siamo a 43, ragazzi, se vedete diversamente dovete uscire e rientrare dalla live perché vuol dire che vi sono buggati i like, vi avviso. Il fasolino più di quanto già non lo sia, e vabbè, non ti preoccupare, Hell, rilassati, rilassati, sarà giovine. Allora, aspetta un secondo che prendiamo tutte robe. Non mi lagga più, schifo il PC. A me lagga di più invece, sai? Al contrario, dopo la 1.20 a me è iniziato a Ordine laggare esclusivo, tre malissimo. piatti Infatti di sono un po' maiale con triste. pancetta No, extra ma a parte, due assaggi assaggini di di formaggio formaggio piccante, piccante, un un trionfo trionfo di di fegato fegato di di cipolla cipolla e e una una bistecca bistecca scolpita a scolpita a forma forma di di trota. trota. Tutto Tutto questo questo per per me, me, che che sono sono attaccata alle attaccata alle balle balle perché perché non non posso posso prendere prendere le le cose cose che che vorrei. vorrei. E E cosa cosa fo? fo? Che Che cosa cosa butto? butto? Perché? Questa. Me ne frega niente. Perfetto, stavo dicendo, grazie mille Leonardo, grazie per il follow, prego accomodati, di pure cosa da mangiare, che a bere che pensi mi. La carne marcia non si butta. Ah, l'aggiornamento del Mac! Non lo sapevo, non avevo capito, scusami, non avevo capito. La carne marcia non si butta mai, ragazzi, anche se voi la buttate, sono smeraldi gratis. Sono smeraldi gratis, non si butta la carne marcia. Vergogna a voi se la buttate. Sciagura anche, già che ci siamo. Pam, pam, spaccatevi le corna, bravissimi. Via di qui e torniamo di là. Sì, lo so che non lo senti, Kevin.
Io ho la farm di zombie. E ci sta, ci sta. Io però purtroppo non ce l'ho la farm di zombie. E quindi mi devo arrangiare con quello che c'è. Comincia a non sembrare una torta, vedi? Piano piano. Perché su TikTok non si sente, Kevin. Ciao, Mi. Leggermente limitato. Non ho capito, Fortu. Fortu, mi sto confondendo. Non ho capito più niente. Ma di Mac o di co... del Mac o di Windows? Di Minecraft? Di cosa? Non ho capito. Sempre l'ho sentito. E oggi invece è antipatico tutto. Non lo so, non lo so, Kevin, perché non lo senti. Allora, aspetta, che cosa sono quelle? Non riesco a capire. C'è un gelato a un certo punto del tuo nome. Ciao, comunque, Mary. Shh, non fate notare quanti sono gli Spectre, raga. Non li fate notare che ogni volta che lo fate si scoraggiano e scompaiono. Shh. Shh. Porta sfiga. Porta sfiga. Poi si imbarazzano. Lasciamoli stare, lasciamoli stare. Non lo notiamo. Non notateli. Lasciateli stare, poverini. Poi si imbarazzano e pensano, no, ma mi hanno notato che sono qui. E poi spariscono. Non glielo fate notare. Allora, andiamo di... A chi mi dice che tornerai? Non credo ora mai. E questi li mettiamo a chi. E poi facciamo questi che li mettiamo qua. E uno lo voglio mettere lì. Sì, però magari con un altro. Un altro ancora? Ok. Fatemi vedere un attimino. Ne ho messi tanti, va bene. Io ho paura. De che, Kevin? Esattamente, Fortu. Poi si imbarazzano. Infatti, vedi, siamo droppati tantissimo. Vedi, vedi, io l'ho detto, siamo droppati. Voi che... Mannaggia a voi, mannaggia. Dovete fare notare che le persone si imbarazzano. Non ritirate, non glielo fate notare quanti sono. Che poi dicono... E poi se ne vanno. Vi siete soddisfatta dei like? Potrei esserlo di più. Continuate. Buttate tutti i like che volete. 300 piatti di maiale con pacetta extra, 5.000 assaggini di formaggio piccante. Stiamo facendo la spesa per il futuro. È la spesa per il futuro quella. Ciao, tutto bene? Tutto bene, ti ringrazio. Dobbiamo mettere le rubine lì. Ho preso un infarto. Sì, ma perché, Kevin? Perché? Invece di ripetere 1000 volte che hai preso un infarto, dimmi perché. Questi qua. Uno lo mettiamo lì al centro perché ci può stare, così, perché ho scelto io che ci può stare, guarda che carino. In realtà ci sta un po' una chiappa, ma non mi interessa, lo lasciamo lì lo stesso. Detto questo, ci mettiamo a chi mi dice che tornerai, non credo oramai come sempre. Questo lo mettiamo più lungo. I like it. Andiamo avanti. Rip Marta. Quasi 50k, continuate. Sì, lo so chi è Marta. La povera Marta. Fei e stupei. Oh. Non è vero però. Oh. Pigliamo di qua. Scendiamo una para. Ma proprio una para. Lì volevo scendere un botto. Quindi torniamo qua su. Finita la torta. Sì, la struttura base della torta l'abbiamo finita. Adesso stiamo decorando i vari punti della torta. Dentro, fuori, intorno. Di qua, di là. Non si bestemmia però, Kevin. Davide, grazie mille per il follow. Prego, accomodati, lo dietro pure qualcosa da mangiare. Che vabbè, sbagliato, ci penso io. Scolpita a forma di trota. Aspetta un attimo, devo fare puff. Esattamente. Questi me li ripio. In realtà ho sbagliato perché devo tornare qua su. Quindi ritorniamo sopra. Due assaggini di formaggio piccante. Un trionfo del fegato e cipolla. Una bistecca scolpita a forma di trota. Sia per Davide che per Francesco. Grazie mille, ragazzi, per il follow. Prego, accomodatevi, ordinatevi qualcosa da mangiare. Che bene, ci penso io. Gli avocado sono la mia vita. E il tutto che rappresenta è una peonia infilzata, non so se la vedete, da ago e filo, che praticamente significa, rappresenta la mia nonna che era sarta, sostanzialmente. Mangio. Mangiamo subito. 50k? Grandissimi. Possiamo arrivare a 75, io lo so. No, esattamente, Hell, esattamente. Vedo che tu comprendi la mia lingua. Comprendi, e questo mi fa veramente contenta. Vorrei scivolare qua sotto e fare patapi. Sì, lì facciamo patapà. I like it. Fascino e empatia, il mio idolo. Ma che carini che siete delle volte, veramente. Voglio andare di qua. Chi è quello? Chi sono delle persone vicino qua? No, via! Aspetta, fatemi andare a casa. Eh sì, però il mio letto dov'è? Ci sono i cattivi da tutte le parti.
Rega, non va bene mica, aspetta. Non c'è nessuno qua, fermi, 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 dormi, 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 veloce. Veloce! Il tabaccaio di Kevin, grazie per il follow. Matti, grazie per il follow. Ok, il giorno è venuto in mio soccorso. Abbiamo ritardato un po' troppo. Schizzettimi, mi sono agitata. 300 sub, quanti soldi corrispondono? Non ne ho idea. Non ne ho idea, Dead. Non ne ho davvero idea. Flexing, grazie per il follow. C'è un signore che... cioè, ma con quanta sbatti? Con quanto sbatti? Cioè, scusami. Kvart, non so come si legge, grazie mille per il follow. Ok, grazie per il follow. Il Gorino, grazie mille per il follow. Grazie a tutti. Allora, aspetta un attimo. Ma io che... perché c'ho della sabbia? Ah, sì, no, sì, sì. Sì, sì, ha senso che io abbia della sabbia, in effetti. Non ho più... sì, però aspetta. Dove li ho infilati? Tabaccaio, per favore, non mettere a togliere il follow. Ti ho già ringraziato. Gabriele, grazie per il follow. Lil Zeno, grazie per il follow. Allora, cosa c'è, Kevin? Cosa c'è? Lucrezia, è la quarta volta che te lo dico. Smettila di fare notare quanti sono, per favore, porta sfiga. È la quarta volta, non me lo fare ripetere, ti prego. Mi porti sfighissimo ogni volta. Shh, non farlo notare, non farlo notare. Mister Alexander, grazie per il follow. Vicky, grazie per il follow. Devo fare Outlast 2, ce la puoi fare. Ciao, Bocco. TikTok è sempre più ambigua, sempre. Gli spettatori di oggi sono strani, sono sempre strani, non è una novità. Ordine in arrivo, tre piatti di maiale con pancetta extra a parte, due assaggini di formaggio piccante, un trionfo di fegato cipolla e una bistecca scolpita a forma di trota. Grazie mille a Martin Burger King per il follow, prego accomodatevi, ordinati pure cosa da mangiare, che bere ci penso io. Ragazzi, prossimo che spamma quanti sono gli spect, parte automaticamente il silenzio. Cosa non è chiaro di non ditelo? Non fa ridere, raga. Non fa ridere, ragazzi. Puntino, grazie per il follow. Grazie a tutti quelli che... se ne ho saltato qualcuno da ringraziare, grazie mille a tutti quanti. Ciao, Davide. Allora, Alessia, grazie mille per il follow. Bora, grazie mille per il follow. Lara e Salvo, grazie mille per il follow. Il nuovo Battle Royale, non l'ho presente. Farlight 84 della coppia, non l'ho presente. Non ho presente. Giulia, grazie per il follow. Allora, facciamo di qua. Facciamo di qui. Sì. Così. Qua metterei... dove sto andando? Ho sbagliato a cliccare. Qua, perfetto. Facciamo così. Quello lo potrei fare... cosa? Ho detto cosa, perfetto. Poi. Andiamo anche di qui e facciamo patapi. Prendiamo delle altre che grazie al cielo ce le ho. Dimmi mi. Sì, di qua. Pa, 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 na, 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 na. Bevo, Davide. Potente bene gratis su Steam, c'è anche un telefono. Poi vedo, ma aspetta, ricorda, ho detto poco fa com'è che è il tabaccaio, per favore smettila di fare mette togli con il follow, vale come spam ed è bannabile. Alla prossima intervengo io direttamente e provvedo a rimuoverti dalla live. Ti ho già avvisato, per favore. Prima di colorare i capelli devi decolorare sì per forza, altrimenti sembro calva. Fa ridere, però vi giuro che se no sembro calva, perché essendo io bionda di natura, purtroppo sembro strana poi. Cri, ancora? Va bene? Ragazzi, sapete cosa fare? Anzi, il mio carissimo Hell sai cosa fare. Io vi ho avvisato una volta, vi ho avvisato due volte, vi ho avvisato tre volte. Tabaccaio di Kevin, è stato un piacere averti fra di noi. Provvederò a fare ciò che devo fare. Mi sono rotta le balle, perché quando parlo non mi ascoltate? Chi lo sa? Chi lo sa? È stato un piacere averti con noi, addio. Ciao. Master, grazie mille per il follow. User, grazie mille per il follow. Dimmi, Kevin. Niente, sono tutti pazzi, sono impazziti tutti quanti. Dici pure comunque, Kevin, dici tutto. Qui facciamo così, devo andare dall'altra parte. Allora, comunque Master Pro mi sembra di averti ringraziato, ma ti ringrazio di nuovo. Che ti sei persa? Stiamo facendo gli ingressi, Serin. Stupenda, grazie mille per il follow. Thank you, very grazie. Mister Alexander, grazie mille. Forza Juventus, a caso, va bene. Forza Juventus, forza tutte le squadre di calcio. A me non me ne frega niente. Serie, grazie mille per il follow. Oggi pomeriggio cosa fare di arredi? Non lo so. Dobbiamo capire in realtà, perché ancora non ho deciso. Potremmo fare la farm di Froglight stasera. Potrebbe essere un'idea, perché non l'abbiamo, ci serve. User, grazie mille per il follow. Che costruisco? Al momento stiamo lavorando all'ingresso di un'enorme struttura dentro la quale, intorno alla quale, devo fare un gigantesco
Villaggio. Quindi diciamo che insomma le cose da fare non ci mancano. Sono anche un modder di Twitch e un altro canale, anche se in poco te lo giuro che impazzisco. Sì, è classico. Record di follow in una live? Non lo so, non posso vedere quanti follower ho guadagnato dalla live. Non so come si veda, se si può vedere. Quindi non ti so dire. Vorrei metterne una là sopra. Ordine in arrivo, tre piatti di maiale con Alex, grazie panzerella, mille una per il follow. parte, due Prego, accomodati, assaggini di ordini di formaggio qualcosa da piccante, mangiare, un che a triunfo di bere ci fegato e penso cipolla e io. una bistecca scolpita a forma di trota. Certo che mi ricordo, Mafi. Omarafor, grazie mille per il follow. Che bella build, grazie mille. Allora, qua abbiamo fatto, lì abbiamo fatto, lì abbiamo fatto, lì no. Perfetto, devo tornare là. Questo è lui. Ah, perché, cioè, ti immagini, è da qui che sono partita e da qui che non l'ho fatto. Pensa a te. Va benissimo, Kevin. Buona giocata, allora. A dopo. Allora, saliamo di qua. Aspetta, chi è che mi saluta? Kiri. Kirito, grazie per il follow. Emoji sdegnata, grazie per il follow. Ti chiamo così perché non saprei come altro leggerla. Mettiamo qua, mettiamo là, mettiamo lì e poi dopo le sistemiamo allungandole verso il basso e dai. Emoji. Oddio. Emoji con sdegnata più macchina fotografica. Grazie mille per il follow. Cri, grazie per il follow. Allora, qua devo fare così. Qui volevo fare questa roba. Qui di qua, qui di là. Perfetto. Questo un po' di meno. Adesso qui. Devo salire di nuovo. La fake Lollo, guarda, Lollo fa le cose bene, fa bene a fare costruzioni gigantesche, ma io le faccio più dettagliate, senza cattiveria, siamo molto diversi io e Lollo, quindi dire fake Lollo, insomma, insomma, ma proprio insomma, facciamo proprio cose diverse. Non mi piace là sopra, e ho finito però le cose, quindi vado a prenderle. Dimmi Giovanni. Grazie, Dead. No, me la sto prendendo, Brombe, tranqui. Mi hanno silenziato. Cosa hai fatto, Giovanni? No, ragazzi, calmi, calmi, calmi. Non era serio. Tranquilli, tranquilli. Non ci fa niente per quello che ha detto. Andate tranquilli. Non sono offesa. Non sono offesa. Sono tranquilla. No, non arrabbiatevi voi. Tranquilli. Allora, vediamo di giù. Pigliamo tutte robe. Ciapa su. Dovrebbero bastarmi 18 in realtà per concludere questo punto. Penso di sì, sinceramente. Andiamo. E riprendiamo. Infilati di sotto. Whee! Svirgoliamo verso sud. Vabbè, non ti preoccupare, Giovanni. Poi dalla prossima, dalla prossima live sei di nuovo libero. Ok, penso che vada bene così. Cosa non è vero? Ciao, Fedez. Molti stili diversi da loro. Ma ragazzi, tranquilli, tranquilli. Non era. State tranquilli. Ma Spider, guarda che lo Sahel. Tranquilli, ragazzi, è successo niente. Martina, buonasera, buongiorno. Che ore sono? Non lo so più. Mi è salvata quando piangevo, guardavo. Come? Non ho capito. Allora, abbiamo fatto intanto qua. Gli ingressi sono venuti bene. Adesso dobbiamo decidere cosa dobbiamo combinare mo. Allora, teoricamente possiamo illuminare la parte di sopra. Perché effettivamente non l'ho fatto qua dentro. C'è tanto buio? Sufficientemente. Quindi sapete che c'è? Ci facciamo una corsa veloce per illuminare tutto qua. Così almeno smettiamo di utilizzarlo come mob spawner, visto che dobbiamo lavorare qua. Iniziamo a mettere un po' più di luci. Però effettivamente già le ho finite. Quindi, hey, non è che ho fatto granché. Però, voglio dire, meglio di niente. Che costruzione è? È una costruzione gigante all'interno della quale ho intenzione di fare, anzi interno e intorno alla quale devo fare un enorme, ma veramente enorme villaggio. Sostanzialmente quello che io faccio durante le mie live, durante le mie, diciamo i miei obiettivi, che rischio! Dicevo, i miei obiettivi per le live mie sono di solito di costruire sempre più grandi villaggi e sempre più dettagliati e sempre più complessi. Mancano 10 giorni a 1100 esattamente. E quindi diciamo che faccio questo. Gioca a Minecraft, modero TikTok e modero Twitch. El, tu non so come fai. Soar, grazie mille per il follow, perché accomodati, ti prego cosa mangiare che a berci penso io. Aurora, grazie mille per il follow. Allora, le scale saranno un problema principalmente. Le voglio fare partire dai lati e farle salire. Tipo seguendo la scia della roba. In realtà non è troppo difficile. Penso di fare come scale soltanto davanti e dietro.
e non tutte le aperture, perché sennò occupiamo tutto lo spazio e le case vengono brutte. Che c'è Drusi, la complementary. Le scale le facciamo di quarzo o le facciamo di sherry? Considerando che approssimativamente pensavo di fare una roba di questo tipo qua. Questo è giusto per farvi un esempio. Però no, mi sembra strano. Devo riuscire. Io non so farle le scale a spirale. Devo imparare a farle. È difficile in effetti, ma ce la possiamo fare. Devo solo rifletterci, perché non è facile. Altrimenti faccio semplicemente dritto di qua e dritto di là. Da quanto sei su TikTok? Un annetto. Quanti anni hai? 29 comunque. Di quarzo effettivamente forse è troppo bianco poi. Mi fate notare questo. Potrebbe essere troppo bianco. Rosa potrebbe essere una buona idea. Facciamo un tentativo. Tanto il legno ce l'abbiamo. Che ci cambia? Buttiamone un po'. Buttiamone un po'. Facciamo un sacco di scalini. No, no, ma ci sta se non è troppo potente come cose, eh. Ci sta. Cioè, a me piace se non è troppo forte. Il punto è capire bene da dove far partire effettivamente la scala. No, Silvio, non è un server. È un mondo in hardcore personale, privato. Allora. Potremmo... Mi piacerebbe, sapete, fare cosa? Non so te, ma a me dà fastidio che prende le cose da creativa e dice che le ha trovate lui o lei. Sì. Però... Cioè, dà fastidio anche a me, però dipende in che modalità giocano. Giustamente. Lo aprirei mai un server più avanti, ragazzi, più avanti. Il colore preferito è rosa? No, in realtà nero, bianco e rosso sono i miei colori preferiti. Potrei fare una cosa tipo... non una spirale, ma... Grosso così e a girare. Ma io non so come farlo. Però potrebbe essere un'idea carina. E quindi fare partire tipo da là. E fare ascendere verso di qua, in modo che ci siano queste parti che si vanno di là. Il problema è come si fa. Perché non me la fido a fare sta cosa. Quando finisce la live? Fra una decina di minuti. Decina di minuti più o meno. È una piscina? No. Nemmeno io. Impareremo. Bentornato Vituzzo. Allora, devo soltanto decidere come fare. Di base, quello che io vorrei fare è partire tipo da qua. Facciamola male. È un'idea, non è la versione definitiva. Quindi non iniziamo a fare i furbissimi. Perché vorrei provare a fare una roba di questo tipo. Allora, un secondo. Sto vedendo se per caso così la spirale funziona. Utilizzo scalini tutti quelli che ho, giusto perché devo semplicemente vedere com'è che funziona, non per altro. Quindi non iniziate a dirmi è sbagliato e fate... Lo so, tranquilli, lo so. Grazie Matteo. Qui voglio fare così, magari in questa maniera ci esce la spirale in effetti. Poi qua si sale. Si risale di nuovo. No, mi sa che in realtà no. Perché adesso io dovrei... Fammi vedere un secondo. No, non funziona così. No, non funziona. Come stracaspita devo fare? Devo farla prima con degli altri blocchi sotto, mi sa. Faccio la forma e sulla forma metto i gradini. Può essere un'idea. Può essere un'idea. Potrebbe essere meglio, sì. In realtà sì, e senza farlo troppo morbida la spirale. Non la posso fare troppo morbida. Bella Pipi! Come va? Tutto bene? Allora, per vederla questa cosa che devo fare, è meglio se iniziamo da questi blocchi qua. Che metto nome, sono tornato per la testa. Tutto bene, William? Piano, piano, che devo salire qua sopra io. Allora, piano. Ti pareva che devo dare una craniata di quelle devastanti? Allora, dovrei fare una roba cioè, della serie che non la posso fare. Aspetta, perché qua purtroppo sono in un punto antipatico. Sai che in realtà questa cosa tagliata lì non è male. No, però... No, devo partire da là. Devo partire da lì. Ok. Devo solo capire come fare, ragazzi. Datemi un secondo che devo organizzarmi. Via questi che non servono più. Un sacco che lo vedo naturale. Sono pronto per essere sempre attivo come prima. Grande. Grandissimo, caro. Grandissimo. Spero che tu stia bene e che vada tutto benissimo. È un progetto bello importante, ma ce la possiamo fare.
Sono fiduciosa. E facciamo partire da qua sopra. Vorrei arrivare lì per spaccare il punto, però. Posso? Ok, perfetto. Mi riprendo questi. Se io faccio... Perché forse è troppo sottile. È confusa questa roba. Già solo con le foglie ha preso vita. Sì, sì, è cresciuto un sacco. Franci, grazie mille per il follow. È che ci vuole proprio tanto. Qua quanto è largo? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Il punto è che per farlo scendere bene arriverà tipo qua. Cioè la scala sarà molto ingombrante per farla scendere da lì. E quello è il mio problema principale. Il problema principale è quello là. Ma ce la possiamo fare, credo. Allora, fammi fare un tentativo. Lo facciamo male, come al solito, perché male is the way. Ok. Non importa se non è fatto sistemato. Tranquilli, ragazzi. Fidatevi semplicemente del processo. In che senso nell'altro verso, Spider? In che senso nell'altro verso? Cosa risolvo facendolo nell'altro verso? Allora, lì c'è la roba, quindi se io faccio così... Fidatevi semplicemente del processo come avete fatto fino ad ora. Vedrete che ci sarà motivo di farlo. Continui anche offline? No. E no diavolo, grazie mille per il follow. Simulacra non ho presente. Sono malato, grazie a te. Ogni giorno mi sento meglio, grazie. Grazie a te, Samu. Sono contenta di riuscire a fare qualcosa per te. Nel mio piccolo. Insieme a Chilli, scusami, niente, devo fare forse la battuta stupida. Lascia perdere. Allora, se io qua facessi questa parte ancora più bassa... No, questo è troppo. Ok. Fino a qui. Adesso, qua poi facciamo... La scendiamo un'altra volta, aspetta. Ok, dopodiché qua facciamo una zona... In questa maniera qui... Dopodiché qua si scende così e si arriva qui. Hell, come dico sempre, voglio portarvi da persone che portano il mio stesso contenuto in realtà, cioè perché alla fine non ha senso altrimenti, perché la gente che mi segue vuole vedere questo, se gli faccio vedere un'altra roba che non c'entra niente, insomma. Non verso la porta, verso l'altra zona, in modo da non occupare spazio della porta. Io volevo fare una roba di questo tipo, però ci sto riflettendo. Un gioco dove siete detective, deve trovare una ragazzina spedita, ha fatto puff ed è sparita. Mi hai sentito? Marijuano, grazie mille per il follow. Ciao Paolo! Allora, stavo pensando che teoricamente quest'idea funziona, però forse è troppo larga. Sì ragazzi, il blu ci sarà, tranquilli, il blu ci sarà. Le case devono essere stile bianche come le cose del blu. Queste qui stiamo facendo altri dettagli. Quanto pensi di farlo grande? Cosa? Il villaggio? Tutta questa piattaforma deve essere. È gigantesco. Ciao Esther. Niente di che, ti sei persa. Sono io che litigo con le cose. Stiamo iniziando a lavorare bene al progetto. Però sono veramente abbastanza in dubbio. Perché poi qua sotto che ci fo? Cioè è questo il problema. Qua che cosa ci facciamo poi? Niente. Che ci possiamo fare qua? No, le staccionate fanno diventare bruttissimo. Ma poi perché è diventato di 4? Deve essere di 5? Ah, perché giustamente mi sono stretta io a un certo punto. Ok, no, qui deve essere aumentato e qua deve diventare più grande. In modo che quantomeno rimanga una logica. Però non lo so. Un passaggio. Potrei... Allora, mi servono delle scale in più, però aspettate un secondo. Scale. Scale. Fammi fare tutte le scale della vita, che tanto mi serviranno. Dammi qua. Fatemi fare un tentativo. Sono tutti tentativi questi qua. Fammi levare questo. Fammi mettere qua. E qua. No, tu sei messo sbagliato. Siamo pronti a Ferragosto? Sì. Devo dire di sì. Allora, è un po' ripida. In realtà non mi piace questo, che sia ripida. È notte? No, non è notte, ragazzi. Sono le 4 del pomeriggio, non mi fanno dormire. Non mi piace, perché è troppo ripida quella parte lì. Se io la facessi più larga, però occuperebbe tutto.
Ci devo riflettere. Perché se faccio questa parte qua più alta, mi si mette in mezzo con quella parte lì e non va bene. Quindi le alternative possono essere fare questa parte più esterna e quindi non farla partire da lì, ma farla partire da là. Quindi fino a qua va bene tutto. Tutto questo lo dobbiamo fare sparire invece. Perché la cosa deve partire qui. Anziché di lì. Devo fare più esterna la cosa, ma potrebbe essere migliore come idea. Fatemi fare un tentativo. Ci potremmo fare dei giardini poi qua sotto, eventualmente. No, a me non piaceva, Mars, era un po' troppo ripida. Poi scambia i lati. In che senso scambia i lati, Pablo? Ragazzi, considerate che non avrà questo aspetto. È la forma che stiamo vedendo adesso, eh. Non fissatevi sull'aspetto. Sono tentativi di progettazione questi qua. Che ombra che fa? Vacca. Giardini con siepi. Sì, quelli pensavo. Pensavo ai giardini con siepi. Allora, qua a questo punto lo dobbiamo fare più largo. Ora da lì dovremmo fare da qua un'altra piattaforma. Devo dormire però prima. Dormo. Ciao Kirito, ciao Marco, grazie per il follow. Thank you very grazie. In cima alla struttura ci farei qualcosa o troppo piccolo? Ci farò qualcosa ispirato a Kingdom Hearts. Lo vedrete. Però non adesso, più avanti. Mi lagga, è normale, laggo io un botto, scusami. Banda, grazie mille per il follow. Allora, in realtà, se io riuscissi a farla minimamente a curva, io sarei felice, ma io non so fare le curve su Minecraft. E quello è il mio problema. Se io fossi in grado di fare delle curve, sarebbe meglio. Ma io solo questo posso fare. Una finta curva. Però vedi, non arrivo. Allora, come caspita si fanno le curve? No, sì, ma la posso allargare di là. Come fare a portare i villici? Non vi preoccupate, lo facciamo. Sì, un po' ve lo posso fare. Cioè, il pomeriggio faccio la live, sì. Il pove. Boh, so che cosa stavo cercando di dire. Teoricamente l'unico modo che io ho per fare una scala sarebbe una roba... Cioè, una curva di qualche tipo. Sarebbe una roba di questo genere. Poi i villici sarà l'ultimo dei problemi, ragazzi, vi assicuro. Però vedi, arrivo di qua e non va bene. Vuol dire che io dovevo scendere già qua. Ma questo mi viene curva? Mi viene ripida, di nuovo. Eh no. Quando stacchi? Fra pochissimo, ragazzi, fra poco. Volevo giusto capire come fare qua prima. Non funziona questa idea. Bevo, Polu. Ragazzi, non è la questione del blocco delle slab, è la questione che non curva. Non curva. Kirito, per questo ho fatto il limite qua. Ci ho fatto i limiti. Poi limiteremo anche le parti dei moli, quindi non farò in modo che non potranno cadere, non vi preoccupate. Come stracaspita lo faccio curvare. Devo riuscire a fare la curva, io non so come. Ma io non me ne vado da qua finché non riesco a inventarmi una curva. Mangio. Stay hydrated. Ho bevuto, Polu. Che struttura fai? Devo fare una scala che porta di sopra. Vado intanto un attimo di qua a prendermi il refillino di cibo. Grazie, bro. Si fare la chiocciola? No, è bruttissima la chiocciola qua. Dove vai domani a Ferragosto? A casa di mia zia fuori città. Da quanto è il mondo? 2-3 mesi. No, in realtà di più. 3-4. Forse 5. Non lo so. 4 mesi tipo comunque. Poco di più. Abbiamo fatto più o meno 500 giorni al mese. Può essere? No, troppo poco. Buon Ferragosto comunque, ragazzi. Allora, quindi chiocciola no, perché viene veramente, veramente brutta e potete fidarvi di me. Grazie a te, caro. Allora, devo riuscire a fare una curva. Una maledetta, stramaledettissima curva. Come stracaspita si fanno le curve? Fatemi fare un'idea. Aspetta, se io faccio 3 di qua.
questa non è propriamente una curva, quindi no. Qualcuno di voi specializzato in curve c'è? C'è qualcuno specializzato? Ma se io facessi un cerchio e ogni punto salissi, forse ce la farei. Ma vero, Is, ma vero. Aspetta, facciamo un cerchio e dal cerchio saliamo. Fermi. Forse è l'unica soluzione. Tipo albero. No, no, di meno, di meno. Allora, devo fare la metà di un cerchio gigante però per farla bene questa curva. Ma di quale cerchio? Cioè, di quanto lo facciamo questo cerchio per poterla fare? Per poter fare una bella curva vuol dire che, secondo me, dovremmo considerare come punto di inizio questo. Quindi uno e farla fino a qua. Almeno. Così la scala viene bella grande e bella curvosa. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocchi. Un cerchio di 9. Un cerchio di 9. Io su Discord dovrei avere degli esempi di cerchio. E da lì posso farlo. Una volta con un mio amico ho fatto una curva per un dato che era un angolo. È normale, è normale. Paolo, grazie mille per il follow. Un secondo che vado a vedere su Discord l'immagine che avevo per i cerchi. Perché ho quell'immagine lì che può essere molto utile. Ma mi avevano scritto? Che succede? Chi è? Ah, non era niente di che. Allora, vediamo un attimo. Dov'è che l'avevo scritto? E chi è che me l'aveva mandato? Aspettate un secondo, ragazzi, che non sto leggendo la cosa. Aspetta, forse è questo. Eccolo qua, ce l'abbiamo. Allora, Mirko, Pablo e Ray Ricky, grazie mille a tutti quanti per il follow. Thank you, very grazie. Allora, da 9 in realtà il cerchio è un po' scrauso, quindi forse lo dobbiamo cambiare. È un po' scrauso il cerchio da 9. Perché è fatto molto semplicemente. 3, 4, 5. Vabbè, sì, possiamo fare. Ah no, metà devo farne di cerchio, aspetta. Quindi sono 2. No, viene piccolo perché poi. Ah no, non viene piccolo in realtà, aspetta. 9, quindi devo fare punto centrale, 2, 1 di qua. 5 di qua. In realtà sì, viene piccolino. Perché il cerchio da 9 è questo qua, quindi non va bene. Proviamolo da 11, che dite? Da 11 secondo me può far meglio. Quindi togliamo tutte robe e ci riproviamo. Quello da 11 sono 5 blocchi e questi ce li abbiamo già. Poi abbiamo 1, 2 e 5 blocchi di qua. 3, 4 e 5. E poi così. Non va bene lo stesso. È troppo chiuso. Me ne serve uno molto più grande, allora. Lo facciamo da 17. Vediamo se quello funziona. Perché effettivamente ci serve tanto, tanto grande. Allora, a questo punto togliamo questi. Se riusciamo a fare sto miracolo, vi giuro che io non lo so, canto, l'alleluia. Allora, abbiamo 2. Poi abbiamo qua un angolino brutto. Forse 13. No, sto provando quello da 17. Vediamo se per caso riusciamo a fare un miracolo. E poi qua è tutto dritto. Fino a lì. Che sono tipo 5 blocchi. 1, 2, 3, 4 e 5 infatti. Beh, forse così ce la facciamo. Ma forse viene anche molto ripido. E qui c'è un altro problema. Perché se lo facciamo comunque ripido non abbiamo risolto niente. Anche perché ci viene a spirale. Non va bene. Neanche questo va bene. Dobbiamo farlo ancora più grande. Ancora più grande ci serve. Lo dobbiamo fare da più di 20 blocchi questo cerchio. Da molto più di mezzo di coso. User, grazie mille per il follow. Proviamo da 25. Io voglio esagerare, ragazzi. Esageriamo. Quindi devo fare 1, 2 e 3. Ce li abbiamo già. Oltre il centro, 3 però. Quindi 4. Poi abbiamo 2 assaggini di formaggio piccante. Un trionfo di fegato e cipolla. Una bistecca scolpita a forma di trota per Ali e JR. Grazie mille per il follow. Prego, accomodati. Non ho più cosa da mangiare. Che a breve ci penso io. Non ne ho più acqua in realtà. Basta acqua, scusatemi. Chanel, grazie mille per il follow. Allora, 2, poi 2, poi 1, un altro da 1, 2, 2, e dritto per di qua. Forse ci potremmo essere facendo una scalata a 2, quindi faccio tipo così, qua faccio così, qui faccio così,
Vediamo se ci arriviamo. Questo deve essere più alto. Poi c'è di nuovo quello là. Così. Secondo me potremmo esserci, qua. Così. Poi abbiamo qui. Così. Ci siamo quasi, E da questo punto siamo a questa situazione qua. Fatta. Ok. E lo facciamo a due, non viene troppo ripido, quindi potrebbe essere l'ideale. Ti hanno fatto due rose. Nico, grazie mille per le due rose. Un bacio grandissimo. Potrebbe essere una soluzione ottima in realtà. Ah, aspetta. Dovrebbe essere una cosa di questo tipo qua. Purtroppo non sono brava a fare le cose con le scale. Dovete avere un attimo di pazienza per me. Altrimenti ci mettiamo non le scale ma un'altra roba. No, quello non doveva andare lì. A presto, Yasmin! Madre mia beata! La tua vacca è schifosa. Vai, vattene da lì, vattene. Che mi rompi tutte cose, mi rompi. Guarda te, guarda. I furbish ci abbiamo. I furbish. Ma ti pare? Ma ti pare veramente? Arriva quello, mi fa cucù. Eh no. Allora, una roba di questo tipo qua. Poscia che mi serviranno dei punti di quarzo cesellato o comunque di quarzo di altro tipo per staccare. Quindi, per esempio, a chi io metto dei blocchi giusto per fare capire dov'è che deve partire. Ok, una roba di questo genere qua. Non hai paura di perdere il mondo? Relativamente. Secondo me può funzionare a sto punto. Facciamo la cosa laterale tutta quanta con dei blocchi bianchi e l'interno della scala rosa. Ma in che senso, Brombe? Mi dispiace per il tuo gatto. Poscia che dobbiamo lasciare sempre tutte cose. Chi è? Che è successo? Giulia Mirti, sport preferiti, grazie mille per il follow, ragazzi. Qui dobbiamo fare una roba di questo tipo qua, giusto per mantenere la situazione. Sì. Sembra brutto, lasciate stare, non fate commenti. Cugino di Kevin, grazie per il follow. Roba su Instagram, justfay underscore Twitch. Abbiamo ancora tanti scalini, quindi proviamo a metterli. Ma secondo me verrà veramente bella questa scala, io ve lo dico così lo sapete. Per adesso tutti dritti? No, in realtà qui dovrei girare di uno. E qua dovrebbero essere addirittura due in più. Non ne ho altri di quelli? No, ok. In modo che a un certo punto qua sia contro il muro. No? Forse no in realtà. Ci metteremo un sacco a fare ste scale, io ve lo dico. Però non sta venendo male. Non è che per caso qua ho ancora... No, soltanto quelli. Immaginatevelo, non è male. Per certo, qua non ci sono i punti, quindi insomma. Vorrei... Ah no, questi non li posso togliere. Scusate, qui mi riciulo io. No, in realtà neanche li posso levare perché mi servono per la struttura di base. Light mi ha regalato 65 rose. Follia, grazie mille. Un bacio grandissimo. Completamente uscito di melone, grazie mille. Grazie. E non l'avevo visto, non mi è arrivata la notifica. Grazie mille Spider per avermelo fatto notare. Grazie Light. GC Legend, grazie mille per il follow. Ti consiglio dei blocchi. Sui blocchi vuoti le slab. No sì, ma infatti stiamo soltanto facendo la struttura. Allora, secondo me può venire bello. Voi che dite? Considerando anche che queste parti qui saranno fatte potenzialmente o con questo bianco o con il bianco del quarzo. Potenzialmente il bianco del quarzo. E laddove ci sono delle parti dove bisogna salire, tipo qua, lo mettiamo con questo tipo di quarzo qui. Sì, mi sa che metteremo di quarzo anche sotto, perché è troppo bianco e non mi piace lo stacco. Qui metteremo del quarzo. Facciamo un tentativo proprio pratico.
Praticismi, modalità attiva. Allora, invece di quello ci mettiamo il cesellato. Già meglio. Vi devo dire che già è molto meglio. Dove sono gli scalini? Qui. Una roba di questo tipo. Va bene, Brombe. Questo non va bene perché deve essere, abbiamo detto... Togliamo intanto i pillar. Via i pillar. Pigliamo questi. Serve del cesellatissimo. Però in realtà potremmo anche tirarlo un po' più su. Sì, però quanto caspita lo rompe in fretta il quarzo? Scusami. Oh, ora ci dico, ora dico io. Ma user, ce l'ho il libro degli abbonati? Ce l'ho. Allora, devo solo capire bene come farlo. Perché se poi salgo troppo, diventa brutto. A parte che ho sbagliato i blocchi. Ti preoccupare, user, non ti preoccupare. Allora, facciamo così, così non mi confondo più. Facciamo un paio di cesellati. Per essere sicuri che la cosa venga bene. Perché voglio mettere i cesellati ogni volta che c'è una scala, in modo da alternare i bordi. Perché altrimenti viene tutto brutto. E a me non piace fare le cose brutte. Dammi qua. Vedi, per esempio, questa forma così non è male per niente. E si mantiene in qualche modo la parte di qua. Quindi poi dobbiamo mettere cesellati pure qua. Guarda che bellino che viene. Non male, non male. E poi da qui si vede la scala che è invece rosa. Ci sono dei punti un pochino troppo alti però. Cioè tipo qua potremmo abbassarlo di 1, secondo me. Quindi qui fare qua con il cesellato, riprendersi tutti i blocchi e quello lo cambiamo pure. Ho sbagliato. Ho sbagliato, dammi qua. Dammi di nuovo quello. Cesellato, perfetto. Così da qua si vede bene, mi piace. Vi devo dire che mi piace molto come sta uscendo. Ok, ci sta. Ci sta proprio. E magari, giusto per ritrovarsi un secondo, onde evitare che sti deficienti dei miei villici futuri si lancino verso l'infinito e oltre, in alcuni punti posso farci un piccolo una piccola cosa così. Certo, qua magari non è il massimo, ma appena si sale si vede meglio. Ma questa è una cosa che gestiremo in un altro momento, perché ahimè ragazzi, per oggi abbiamo concluso, anzi per stamattina abbiamo concluso. La Bro, grazie mille per il follow, e Giuse, grazie mille per il follow. Quindi ragazzi, cosa facciamo più tardi? Allora, a parte che adesso mi sembra troppo davanti, in realtà dobbiamo stringere un pochino questa scala, perché sennò mi ingombra troppo l'ingresso. Me lo ingombra abbastanza, quindi poi dobbiamo stringere un po' di robe. L'acquario sotto la scala, no, non credo che lo faremo, no, non credo, gli acquari sono troppo impegnativi. Allora, abbiamo trovato come fare la scala. Non te ne frega, grazie per il follow. L'unica cosa che va cambiata è spostare l'intera scala di almeno 2 blocchi a sinistra, per non occupare la visione dell'ingresso. Almeno 2 blocchi a sinistra, anche 3. Quindi poi più tardi faremo esattamente questo, oppure lo facciamo domani mattina e più tardi facciamo una farm. Potremmo fare così: le mattine facciamo decorazione perché abbiamo più tempo, e la sera facciamo delle farm. Come vi suona? Perché ne abbiamo un po' da fare di farm che ci servono. Considerate che per poter mettere luce in questo mondo qua ci serve assolutamente la farm di Froglight. Quindi teoricamente, se il nostro Hell c'è più tardi, dobbiamo fare la farm di Froglights, che sarà un inferno da fare. Sarà davvero un inferno da fare, ma non abbiamo alternative perché quelle saranno le nostre luci. Ovvio che ci sono, e allora più tardi facciamo quella lì. A che ora faccio live più tardi? Dalle 5 alle 7. Abbiamo 2 ore, in quelle 2 ore dobbiamo fare la farm di Froglight. In 2 ore. Non so se ci basta, perché portare le cose è complicato, ma non abbiamo alternative. Quindi facciamo questo più tardi, va bene? Ci siamo? Abbiamo capito, più tardi facciamo questo, così poi più avanti possiamo effettivamente essere utili all'interno di questa roba qua, perché senza
la farm delle luci, non possiamo mettere le luci. Ed è un problema. Sta venendo una figata, verrà molto più figata di quello che potete immaginarvi. Verrà veramente, veramente figo, dovete solo fidarvi di me. Bro Forever, grazie mille per il follow, e anche Elia, grazie mille per il follow. Detto questo, signori miei meravigliosi, Emma, grazie mille per il follow. Io stacco da TikTok innanzitutto. Vi ringrazio per tutti quanti i follower nuovi, per tutta la compagnia che mi avete fatto questa mattina. Io vi invito a raggiungermi adesso su Twitch se volete. Noi ci rivediamo questa sera alle 5 fino alle 7 e facciamo la farm di Froglight questa sera. Arianna, Fox e Tentacion, grazie mille per il follow a tutti e tre. Se volete ragazzi, ci vediamo stasera. Se anche volete mi potete raggiungere su Twitch in questo momento. In 2 ore mi sembra possibile fare la farm. Non è così difficile in realtà, Spider. La cosa difficile sarà soltanto portare le come si chiamano? La cosa difficile è portare le frog, le come schifo si chiama. Ciao Alessandro. Ragazzi, ci vediamo su Twitch se volete, così facciamo un meraviglioso raid a qualcuno. Grazie mille a TikTok, ragazzi, ci vediamo più tardi. Grazie mille a Giuseppe intanto per il follow. Prego, accomodati, di pure cosa da mangiare, che a bere ci penso io. Ma in realtà no, perché ho finito l'acqua ed è la seconda volta che faccio sta gaffe, scusami. Allora ragazzi, intanto mettiamo in pausa per davvero di qua. Fatemi vedere chi c'è su TikTok, no su TikTok, scusatemi, volevo dire su Twitch. In questo momento qui possiamo fare, e niente, a quest'ora c'è solo Tangi. E quindi di nuovo da Tangi vi mando sempre da Tangi, inutile. C'è lui e io vi mando da lui. Tanto è bravo pure lui, dai. Tangi, che mi sembra che stia facendo anche lui la come si chiama? Mi sembra che anche lui stia facendo la hardcore. Quindi vi mando da lui. Ragazzi, il raid è avviato. Mi raccomando, dovete aderire. Non fatemi fare la figura barbina della vita. Noi ci vediamo più tardi, dalle 5 alle 7. Grazie mille di tutto, ragazzi. Ci vediamo più tardi. E anche voi, raga. Shagari!